La favola di oggi è stata scritta tanto tempo fa da uno scrittore che si chiama Esopo, il più grande inventore di favole. Questa si chiama La volpe e l'uva. C'era una volta una volpe che aveva molta fame, ma non trovava niente da mangiare nel bosco. Le ghiande non le piacevano. E i piccoli animali scappavano via appena la vedevano. Allora la volpe andò in campagna per trovare qualche cosa da mettere sotto i denti. Cercava delle uova di gallina o dei piccoli polli, ma non c'era niente da nessuna parte. La volpe era sempre più affamata e non sapeva cosa fare. Decise dunque di tornare indietro. Mentre andava verso il bosco, vide una vite con un bellissimo grappolo d'uva che splendeva al sole. Era molto in alto e la volpe saltava con tutte le sue forze per prenderlo. Provava e riprovava, ma per quanti salti facesse, non riusciva mai a raggiungere il grappolo d'uva. Alla fine rinunciò e disse fra sé: "Quel grappolo non è ancora maturo e in fondo a me l'uva non piace neanche."